Buongiorno e benvenute e benvenuti a tutti a questo nuovo incontro con la Fondazione Walter Longo. Io sono Antonella Tagliabue, CEO di Unguru, una società che si occupa di sviluppo sostenibile. Sono anche giornalista, scrivo principalmente per il Sole 24 Ore, ma non voglio rubare troppo tempo ai lavori di oggi perché oggi abbiamo da affrontare un tema importante. Oggi parleremo di SOS, soccorso, sovrappeso e obesità. Guarderemo ai dati del sovrappeso sia nel mondo che in Italia, cercheremo di capire come si fanno ad individuare le condizioni di sovrappeso e obesità, quali sono le conseguenze dal punto di vista fisico, perché sovrappeso e obesità fanno aumentare il rischio di malattie e anche quali sono le conseguenze dal punto di vista mentale. Avremo delle testimonianze di ragazzi, famiglie e docenti e cercheremo di capire quali sono quegli strumenti e quelle strategie che possiamo adottare per cercare di risolvere il problema. Allora, intanto volevo ringraziare l'Istituto Castiglioni di Limbiate che è presente con docenti e studenti che ci aiuteranno a fare una pratica, un esercizio e l'Istituto Beccari di Torino che presenterà anche una ricetta, ma non voglio appunto spoilerarvi troppo, quindi lascio subito la parola a Cristina Villa, che è direttrice dei programmi di Fondazione Walter Longo, dirige l'area programmi della Fondazione, è stata docente universitaria di storia dell'alimentazione, del cinema, di letteratura comparata, filosofia e pratica dello yoga in diverse università americane ed inglesi. Quindi, ringraziando ancora la Fondazione Walter Longo per questo invito, cedo la parola a Cristina Villa. Grazie Antonella, buongiorno a tutti. Sono molto contenta che siate intervenuti anche oggi numerosi. Ci tengo a ringraziare tutti i docenti e gli studenti che stanno partecipando, ma anche familiari, a quelli che hanno partecipato agli scorsi webinar e ai nostri esperti, a Chiara Nardone del nostro team nutrizione, a Marcello Morale, Annalisa Righi, oltre ovviamente ad Antonella che ci accompagna ad ogni webinar. E volevo anche ringraziare l'Istituto Beccari di Torino che ci presenterà la seconda ricetta delle ricette della longevità per ragazzi e ragazze, e in particolare il professor Pallara e la professoressa Gilli, e l'Istituto Castiglioni di Limbiate e il professor Borsellini, che ci co accompagneranno con delle pratiche di esercizio fisico fino a maggio in ogni webinar. Quindi ringrazio tutti voi, chiedo alla regia di mandare in onda la presentazione e ci vediamo tra poco per parlare di cos'è la fondazione e della nostra programmazione. Grazie. Ringrazio la regia e vi parlerò dei nostri programmi per le scuole, molto brevemente, in quanto molti di voi già li conoscono e abbiamo iniziato a lavorare con molte scuole. Allora, vi presento chi siamo velocemente. Chi è la Fondazione Walter Longo? La nostra missione è di prevenire e aiutare a curare molti tipi di malattie e permettere a tutti, in qualsiasi condizione economica o anche fisico-mentale, di vivere bene a lungo. Quindi stare bene e poter vivere bene con se stessi e con gli altri. Cosa facciamo per le scuole? Organizziamo seminari e workshop, seminari e workshop online solitamente, in quanto la pandemia ci ha permesso di utilizzare questo grande strumento e raggiungere più scuole ed anche in presenza su richiesta. Organizziamo corsi di formazione per famiglie, corsi di formazione per docente, consulenze per mense, bar, caffetterie, come dico tutte le volte, non preoccupatevi perché non toglieremo tutte le cose buone che vi piacciono, però creeremo un compromesso tra gusto e salute. E questi webinar che sono molto popolari, in quanto voi ragazzi potete esprimervi. Potete vedere i vostri colleghi, studenti di altre scuole che esprimono la loro opinione, così come voi docenti. Quindi vi spiego brevemente il programma dei nostri webinar. Allora, i nostri webinar di solito, come ho già detto, prevedono la partecipazione di studenti, di docenti e di esperti, nutrizione, esercizio fisico, stile di vita, salute mentale, a seconda dell'argomento.
sono interattive in quanto in ogni webinar avremo delle ricette che voi potrete preparare con i vostri genitori, con i vostri amici, con i vostri nonni, con la vostra famiglia a scuola o a casa. A scuola, se siete una scuola alberghiera, faremo pratiche di mindful eating e pratiche di esercizio fisico. Con l'Istituto Beccari di Torino abbiamo iniziato un percorso e nei nostri webinar ci prepareranno ricette della longevità per ragazze e per ragazzi da proporre a voi. Invieremo a fine webinar la scheda della ricetta, così la potrete preparare con il certificato di partecipazione. Con l'Istituto Castiglioni di Limbiate abbiamo invece creato un percorso in cui si preparano delle pratiche di esercizio fisico che potrete fare o durante il webinar, se possibile, o con i vostri amici o con la vostra famiglia anche dopo il webinar. Ecco la nostra programmazione. Per rivedere lo scorso webinar, potete andare sul nostro sito web e richiedere il link e iscrivervi anche al nostro canale YouTube per vedere i webinar dello scorso anno. Questo webinar sarà dedicato a sovrappeso e obesità, il prossimo alla salute mentale. E vi indicherei di iscrivervi ai social media e alla nostra newsletter per la data del prossimo webinar. Il 15 marzo, invece, come ogni anno, dedicheremo in occasione della giornata nazionale del fiocchetto Lilla il nostro webinar ai disturbi del comportamento alimentare, mentre a maggio proporremo la seconda edizione del Longevity Chef con consigli utili per ricette sane, gustose e facili da fare e cucineremo con l'Istituto Beccari di Torino. Come ogni webinar vi ringrazio anche per la partecipazione e vi do i numeri dei webinar in totale, per ringraziarvi anche della partecipazione, per farvi vedere che siete parte di un progetto che ha grande impatto e che può essere utile per molti ragazzi, molti docenti, con molte famiglie. In 10 webinar abbiamo avuto più di 25.000 partecipanti, circa 619 scuole, quindi siamo oltre 1.300 classi in tutte le regioni d'Italia, in più di 1.674 città e in 18 nazioni. Quindi abbiamo partecipanti dal Canada, dagli Stati Uniti anche intere scolaresche di vostri studenti americani, che fruiscono i webinar con i sottotitoli, in Guatemala, in Brasile, Australia, in Europa moltissime nazioni, Francia, Spagna, UK, Lussemburgo, Slovacchia, quindi anche dal Giappone. Quindi vi ringrazio davvero per questa partecipazione numerosa e per essere parte di questo progetto che speriamo possa essere utile per tutti voi e che per noi è molto importante. Buona giornata e buon webinar e ci rivediamo alla fine per i saluti finali. Bene, adesso è con noi il professor Ivan Borserini, insegnante di scienze motorie sportive all'Istituto Luigi Castiglioni di Limbiate, relatore del CONI dal 2009 e delegato per la provincia di Monza e Brianza del Comitato Italiano Paralimpico. Cercheremo di capire con lui qual è la percezione dei ragazzi del problema dell'obesità e del sovrappeso, dello stile di vita, il ruolo dei media, eventualmente anche dei social media rispetto a questi temi, in base anche ad un lavoro che hanno fatto insieme appunto al professor Borserini, basandosi su dei questionari sviluppati in collaborazione con la Fondazione Walter Longo. Bene, grazie della linea Antonella e siamo infatti qua con Noemi ed Alice a presentare il lavoro che stiamo svolgendo a scuola. E tanto una delle due mi risponderà immediatamente su il lavoro impostato. Sì, allora noi abbiamo fatto una tabella in cui abbiamo indicato il nostro peso, la nostra altezza e abbiamo compilato mettendo i vari pasti della giornata e abbiamo usato anche un'applicazione in modo da poter comprendere meglio, per esempio, le calorie e quindi in questo modo abbiamo anche trovato l'indice di massa corporea e abbiamo parlato in classe dell'alimentazione corretta. Benissimo, Alice.
La tabella che state compilando, Allora, Noemi? praticamente è una tabella dove abbiamo messo tutto ciò che mangiamo, abbiamo messo colazione, gli spuntini che facciamo durante il giorno, pranzo e cena, abbiamo segnato ciò che mangiamo e anche le quantità. In questo modo andremo a vedere poi successivamente se la nostra alimentazione è corretta oppure no. Che cosa c'è di diverso dallo studio normale? Che cosa state trovando di più appetitoso, giusto per rimanere nel tema alimentare? Secondo me è anche più interessante per noi studenti affrontare un argomento così, anche secondo me delicato in questo modo, e comprendere al meglio anche noi stessi. Visto che c'è anche molta gente che magari non si trova bene con se stesso, anche l'alimentazione è un modo per capire cosa stai facendo, perché comunque anche i social e tutte queste cose influenzano molto le persone. Ah, certo, e questa è una cosa, uno spunto interessante. Che cosa mi dite relativamente a questo ruolo dei social nei confronti dello stile di vita? Secondo me gioca un ruolo fondamentale, perché ad oggi credo che soprattutto appunto tra noi giovani la percezione che passa dai social di determinati argomenti è un po' travisata, diciamo, e quindi può essere molto negativo l'impatto che abbiamo. Certo, e ragazzi intorno a voi o ragazze che vivono questa problematica dell'obesità o del sovrappeso semplicemente, che spunti potete trarre e che consigli potete dare dal vostro punto di vista? Allora, prima di tutto, ognuno deve sentirsi bene con se stesso. Poi, ovviamente, in base a ciò che una persona vuole diventare, deve anche metterci del suo e migliorare. Però, ovviamente, non si deve sentire giudicato da nessuno. Benissimo, allora andremo avanti con questo lavoro. Vi ricordate che cosa andremo a fare alla fine di tutto, verso la fine dell'anno? Parleremo dell'alimentazione e faremo anche un'uscita col prof, dove appunto parleremo dell'alimentazione e di cosa mangeremo insieme in quella giornata. Perfetto, andremo a pranzo con il nutrizionista. Noi penseremo a mangiare e il nutrizionista penserà a darci delle indicazioni. Bene, ancora un grazie di cuore davvero alle nostre studentesse e andiamo a terminare un attimo il lavoro che andremo a svolgere, o meglio la spiegazione del lavoro progettato. Stiamo studiando un'alimentazione il più corretta possibile. Allora, invece di partire da qual è la corretta alimentazione, che adesso vedremo un minimo, siamo partiti da vediamo cosa mangiate voi. E andiamo a analizzare dove sono gli errori. È certo che per corretta alimentazione intendiamo un'alimentazione il più varia possibile ed equilibrata, che rispetti il fabbisogno sia della quantità che della qualità del cibo e di quello che naturalmente necessitiamo. La problematica principale rispetto a questa situazione è quella di avere una dieta proprio equilibrata, composta generalmente da un maggior numero di carboidrati, si parte dai 40 per arrivare fino ai 60%, e andare poi a sistemare proteine e grassi in una percentuale che varia dal 30 al 25%. Questa è considerata dalla piramide, cosiddetta piramide alimentare, l'equilibrio migliore per quanto riguarda l'alimentazione, ma dobbiamo poi fare i conti con quello che ci piace e quello di cui abbiamo bisogno, perché chiaramente il maratoneta o chi fa sport di endurance ha una necessità, mentre il velocista o chi fa un'attività fisica come la ginnastica artistica avrà altre necessità di dieta. Queste indicazioni vengono date generalmente, ormai si parla di medico della squadra, del fisioterapista e del nutrizionista all'interno delle squadre sportive. All'interno della scuola, l'insegnante, il docente di scienze motorie, i docenti che trattano biologia o chimica all'interno del programma scolastico possono dare alcune indicazioni. È chiaro che da un punto di vista alimentare dobbiamo considerare la nostra dieta, quella mediterranea, come una dieta molto valida, ricca di ortaggi, di legumi, di cereali, fa parte anche la frutta secca, il pesce, l'olio d'oliva. È chiaro che se pensiamo al
la dieta mediterranea come patrimonio dell'UNESCO, fondata nel 2010, data questa conferma nel 2010, possiamo dire che siamo già un passettino avanti rispetto agli altri paesi. Infatti, generalmente, tutti ci invidiano la nostra alimentazione sia da un punto di vista di qualità che di quantità. È chiaro che per combattere l'obesità dobbiamo sforzarci di andare verso l'attività fisica, il più possibile coordinata, ma anche il più possibile equilibrata verso le nostre capacità, le nostre possibilità. Però, ragazzi, se pensate di avere questa caratteristica fisica, cioè di essere in sovrappeso, iniziate, come dicevano anche le nostre ragazze, a volervi bene, perché se vi volete bene e cominciate a volervi bene attraverso il cibo, che è la sostanza per la vita e non uno sfogo fondamentale, tutto quello che mangerete lo dovrete trattare bene per trattare bene voi stessi. Quindi non fatevi prendere dal cosiddetto mostro della Tasmania che è dentro di noi, quello che ci fa alle 11 di sera aprire il frigorifero e far fuori tutto, ma riflettete, pensate anche a un vostro domani. Una buona dieta vi aiuterà a vivere meglio in salute anche nel vostro futuro. Per ora ripasso la linea ad Antonella e ci vediamo fra poco. Ciao a tutti! Un grazie anche a Noemi Motta e Alice Menegatto della classe quarta dell'istituto che sono stati con noi e che hanno apportato la loro testimonianza. Bene, ora è il momento di Chiara Nardone. Chiara Nardone è laureata al campus biomedico di Roma in scienze dell'alimentazione e nutrizione umana, ha eseguito un tirocinio presso la Fondazione Walter Longo dove continua il suo percorso appunto di formazione. Alla dottoressa Chiara Nardone chiederemmo di raccontarci quali sono i dati scientifici dal punto di vista dell'obesità e del sovrappeso, sia nel mondo che in Europa che in Italia, quali sono le conseguenze di sovrappeso e obesità dal punto di vista fisico a breve e a lungo periodo e anche se può cominciare a spiegarci come prevenire l'obesità e il sovrappeso proprio attraverso la nutrizione. Buongiorno a tutti, grazie Antonella per la presentazione e benvenuti anche da parte mia e dal team scientifico ai webinar della Fondazione. Oggi parleremo della situazione di sovrappeso e obesità nelle fasce d'età di bambini e adolescenti. Riprendiamo i dati visti precedentemente nello scorso webinar, iniziamo analizzando la situazione a livello mondiale. Abbiamo qui un'illustrazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in cui vediamo come il 50% degli adulti e il 30% dei bambini e adolescenti risultano in sovrappeso. Parlando in termini assoluti sono 41 milioni di bambini al di sotto di 5 anni e 340 milioni di bambini e adolescenti in età compresa tra i 5 e i 19 anni a vivere uno stato di sovrappeso e obesità. Questi dati sono del 2017 e non ci fanno ben sperare, infatti sono in continua crescita e negli ultimi anni è aumentato di 10 volte il numero di adolescenti con obesità. In Europa la situazione non migliora, vediamo che nell'area mediterranea la percentuale di bambini e ragazzi con obesità è del 20%, come nel Regno Unito, e valori più bassi li ritroviamo in Germania e in Nord Europa. Cosa succede se ci spostiamo in Italia? Spostandoci sempre di più in una situazione nazionale, possiamo notare come i numeri italiani risultano paragonabili a quelli americani, dove sappiamo che la principale alimentazione è composta da cibi super lavorati ed estremamente ipercalorici, cioè con molte calorie. Addirittura vediamo che i livelli di sovrappeso sono più alti in Italia e questi valori stanno aumentando sempre di più in ragazzi più giovani. Secondo voi perché è così importante controllare il peso corporeo? Come nel precedente webinar iniziamo intanto a dire che cos'è il peso corporeo. Esso è la somma della massa dei tessuti, organi e liquidi dell'organismo. Il mantenimento a lungo termine di un peso corporeo stabile richiede l'integrità di un fine sistema di regolazione del bilancio energetico. Ma questo che cosa vuol dire? È come se il nostro corpo fosse una bilancia. Se l'ingresso di cibo è uguale all'energia spesa, allora il nostro peso rimarrà pressoché uguale. Questo è quello che chiamiamo bilancio energetico.
Immaginiamo dunque una bilancia. A sinistra abbiamo l'ingresso di cibo che ci dà energia sotto forma di calorie, e a destra invece abbiamo un dispendio energetico, ossia l'energia consumata, che si divide in questo modo. In primo luogo abbiamo il metabolismo basale, cioè l'energia che il nostro corpo utilizza per mantenere le funzioni essenziali, quali il battito cardiaco, la stabilità fisica, la regolazione del respiro. Immaginate che se anche state immobili nel vostro letto, il vostro corpo consuma energia. Successivamente troviamo il TID, ossia l'energia che serve per la digestione e l'assorbimento del cibo. Praticamente consumiamo energia mentre mangiamo, proprio per l'atto di mangiare. E infine abbiamo l'attività fisica, ossia tutto il movimento sportivo o no che facciamo durante la giornata. A questa spesa energetica si vanno ad aggiungere due fattori, modificabili e non modificabili. Per fattori modificabili si intendono quei fattori come la genetica, l'età, alcuni stati patologici, che non possono essere modificati. Invece, per fattori modificabili si intendono quei fattori ambientali, quali l'effetto del microbiota, ossia i batteri buoni che abitano l'intestino, l'ambiente che ci circonda, lo stile di vita e ad esempio il metabolismo. Troviamo spesso questa parola metabolismo e andiamo un attimo a spiegare. Il metabolismo è l'insieme delle attività che avvengono all'interno del nostro corpo, che consumano energia. Questo metabolismo cambia sia in base all'età che al dosaggio ormonale ed è modificabile anche grazie all'attività fisica. Vediamo allora che cosa si intende per obesità. Secondo voi basterebbe definirla come un eccesso di peso corporeo? In queste due vignette vediamo l'uomo di sinistra che è più alto e ha un peso maggiore dell'uomo di destra, il che vuol dire che è più obeso? Voi mi direte no, perché è anche più alto. Allora vediamo il rapporto peso-altezza, quindi vediamo il BMI. Secondo questo indice entrambi risultano in uno stato di obesità di primo grado, quindi cos'è effettivamente che cambia? Cambia la composizione corporea, ossia cambiano i tessuti che vanno a definire il peso corporeo. Nell'uomo 1 risulta anche ben evidente che il peso corporeo lo fa principalmente la massa magra, ossia il muscolo, invece l'uomo 2 è composto principalmente da massa grassa. A questo punto possiamo quindi rispondere. L'obesità è una condizione caratterizzata da un eccesso di grasso corporeo che si deposita in cellule e organi esercitando diversi effetti. Questi effetti si dividono in due tipologie di azioni diverse, azione meccanica e azione metabolica. L'eccesso di grasso corporeo può comprimere le arterie, ad esempio, ostacolare la respirazione se concentrato principalmente nel tronco e appesantire in generale le articolazioni e quindi il movimento. Invece, a livello metabolico, questo altera il funzionamento di alcuni ormoni che possono portare a malattie autoinfiammatorie e malattie autoimmuni. L'obesità, infatti, è solo la punta dell'iceberg sotto al quale possono verificarsi tante alterazioni pericolose per la salute. L'obesità, soprattutto quella localizzata a livello addominale, quindi sulla pancia, spesso nasconde diverse condizioni pericolose per la salute. Un accumulo di zuccheri e grassi nel sangue possono portare a sviluppare diverse malattie che incidono sulla qualità della vita e queste malattie non curate tendono a degenerare e a causare impedimenti quotidiani. Vediamo allora quali potrebbero essere i primi passaggi per migliorare il nostro stato di salute. Possiamo iniziare a riprenderci cura del nostro corpo lavorando sull'alimentazione, e voi penserete che noia, non voglio morire di fame, ma non è così. Una corretta alimentazione deve essere completa di tutti i macronutrienti, quindi carboidrati, grassi e proteine. Vediamo ad esempio l'immagine a destra. Sulla sinistra abbiamo un piatto con un'alimentazione che apporta più calorie del piatto di destra. E cosa notiamo subito a colpo d'occhio? Il piatto di sinistra risulta molto più abbondante. Questo perché è composto da alimenti che occupano più spazio ma che apportano meno calorie come verdure e legumi. Notiamo inoltre che c'è anche della pasta, come nel piatto di sinistra, ma qui ne abbiamo un po' di meno per dare spazio anche ad altri alimenti. Quindi mangiare bene non vuol dire mangiare di meno, anzi. Ne vediamo un esempio con questo breve video che mette a confronto diverse merende.
Vi porto qui un'indagine italiana chiamata Occhio alla Salute, promossa dall'Istituto Superiore di Sanità e dal MIUR, al fine di indagare lo stato di salute in bambini e adolescenti. Nell'indagine è risultato che i bambini italiani sono molto sedentari e che l'attività fisica è promossa troppo poco anche nelle scuole. Qui possiamo vedere alcuni dati un po' preoccupanti, ormai il tempo libero viene occupato mediante giochi online e raramente, insomma, facendo attività di movimento. Quello che viene consigliato infatti è svolgere attività fisica, intesa come giochi all'aperto, almeno 1 ora ogni giorno e 3 volte alla settimana praticare qualche sport. La dieta della longevità è una revisione della dieta mediterranea. Qui vediamo infatti le principali caratteristiche, e possiamo notare come in realtà le due diete si somigliano molto. Infatti la dieta mediterranea è molto adatta se si vuole seguire una sana alimentazione. Il problema è che ad oggi purtroppo questa non viene seguita molto, ma ci si basa sempre di più su alimenti estremamente lavorati e ipercalorici, come dicevamo prima. La dieta della longevità basata sulla dieta mediterranea sviluppata dal professor Longo si basa su fondamenta scientifiche quali la ricerca e lo studio delle persone molto anziane ma anche molto sane. Una corretta alimentazione abbiamo detto che deve essere completa e deve comprendere tutti i nutrienti, quindi proteine vegetali e animali, carboidrati e grassi. Deve essere ricca in legumi e verdura, andando a ridurre gli zuccheri semplici e i grassi non sani, a favore invece di quelli sani, ossia quelli provenienti da olio, frutta secca e pesce. Abbiamo visto che mangiare in modo adeguato porta addirittura a sentirci più sazi, quindi a mangiare in maggior quantità, e spero che qualcuno di voi si ricorderà le 4P trattate nello scorso webinar, ossia pasta, pane, pizza e patate. Queste non devono essere demonizzate, ma comunque bisogna consumarne nelle giuste quantità e all'interno di un piatto completo. Vi ricorderete allora anche il discorso delle 12 ore in cui ci si alimenta e quelle in cui ci si digiuna. Andiamo a rivedere che cosa si intende per digiuno notturno. Qui abbiamo due grafici molto esemplificativi. Notiamo che la distribuzione dei pasti si verifica dalle 7 del mattino alle 7 di sera, quindi nell'arco delle 12 ore, come immagino già molti di voi fanno. E in queste 12 ore sono compresi 3 pasti, quindi un'abbondante colazione, un pranzo e una cena, con 1 o 2 spuntini. Importante, molto importante è inserire all'interno di queste 12 ore 1 ora di attività sportiva e dell'attività motoria all'aperto, come una passeggiata o uscire a giocare con gli amici. Il digiuno notturno, quindi questo digiuno delle 12 ore in cui non ci si alimenta, è fondamentale per sia seguire i ritmi della natura, sia permette al corpo di ripulirsi durante la notte e migliora oltretutto la concentrazione durante il giorno. Ora avete tutti gli strumenti per comporre al meglio la vostra giornata. Io vi ringrazio molto di questa opportunità e vi lascio qui alcuni dati se vi possono essere utili. Grazie. Adesso è il momento del dottor Marcello Morale. Il dottor Morale è laureato in psicologia infantile dello sviluppo presso l'Università di Pavia, è psicologo e psicoterapeuta presso l'Associazione Cline di Milano e il Centro di Psicoterapia Agape. E a lui chiediamo di raccontarci quali sono le conseguenze dell'obesità e del sovrappeso dal punto di vista mentale, sia per prevenire sia per supportare chi appunto soffre di sovrappeso e di obesità. Buongiorno a tutti. In questo breve intervento proverò a dirvi qualcosa del sovrappeso e dell'obesità visti da un punto di vista psicologico. In particolare, come in generale le persone si pongano quando si rivolgono a uno psicoterapeuta per questi motivi e come sia possibile affrontare queste questioni col paziente quando diventano per lui o lei un problema. Parlando degli effetti psicologici del sovrappeso e dell'obesità, vale la pena di premettere che, a rigore, ciò che incontriamo nei nostri pazienti nella clinica è sempre riducibile a delle generalizzazioni.
Ogni paziente ha un modo diverso di vedere il rapporto col suo corpo, il modo di essere guardato dagli altri, gli effetti sociali e relazionali, eccetera. Insomma, ognuno ha la sua storia. Per ovvi motivi di comunicazione, tuttavia, in questo contesto dovremmo accontentarci di semplificare molto la complessità che incontriamo nell'esperienza. A questo scopo, possiamo limitarci a descrivere alcune grandi categorie, che possono esserci comunque utili a cogliere quale possa essere un approccio sensato da un punto di vista psicoterapeutico e psicoanalitico alla questione dell'eccesso alimentare. Ci sono un certo numero di persone, in primo luogo, che arrivano dallo psicologo solo perché qualcuno gliel'ha chiesto, l'ha consigliato o magari l'ha quasi costretto. Quasi sempre in questi casi la persona non ha nessuna voglia di cambiare, se non al fine di mitigare il fastidio dell'incalzare delle altre persone. Molte di esse sarebbero infatti disposte a pagare il prezzo di un certo disagio e persino a volte della malattia per il piacere del cibo. Viceversa, dal lato opposto, ci sono coloro per i quali mangiare troppo, mangiare in eccesso, non è affatto un piacere, ma una maledizione che vorrebbero solo estirpare, dicono. Questo è il modo in cui molti si esprimono, soprattutto nei disturbi del comportamento alimentare da eccesso. Ci sono poi altri che al motto di la versione migliore di te stesso, ovvero a partire da un ideale sociale e personale, vogliono essere visti e vedersi in modo diverso. Altri avvertono il disagio e la fatica che comporta il peso in eccesso, stanchezza, dolori, difficoltà nella sessualità o nella vita quotidiana, eccetera. Oppure sono già in una condizione di malattia e necessitano, per motivi di salute, di cambiare il loro stile di vita. Si potrebbe andare avanti con molti esempi. Il problema è, a mio avviso, che tutte queste motivazioni e questi vissuti non sono sufficienti motivi di un vero cambiamento. Dunque vorrei dire qualche parola su quale sia una possibile occasione di affrontare la questione dell'eccesso in campo alimentare, nella prospettiva della mia pratica. Il problema, in tutti questi casi a cui ho accennato, è che non si tiene conto solitamente di ciò che in psicanalisi, in un'accezione molto diversa rispetto all'uso comune, chiamiamo godimento. Solitamente questo termine viene usato come equivalente del piacere, un grande piacere. Ciò su cui vorrei attirare invece la vostra attenzione è una forma di soddisfazione che va al di là dei limiti del piacere, in quantità e in durata, e che finisce per provocare sofferenza fisica e mentale o a portare a forme di autodistruzione. Tenere conto di questo godimento, di questa soddisfazione sofferente, è invece necessario per far fronte ad un difficile rapporto col cibo. Qual è, secondo voi, il modo migliore di trattare il godimento? Vi lascio riflettere un po' mentre andiamo avanti col discorso. Credo che alla fine i pensieri che vi passeranno nella mente si avvicineranno molto alla proposta di trattamento in senso lato che vorrei proporvi. Mentre ci pensate, vorrei dunque proporvi un esempio che viene dalla mia vita privata. Ho un figlio piccolo, 5 anni, compiuti da poco. Immaginate una domenica invernale, mamma e papà stanchi dalla settimana, vorrebbero solo stare in panciolle, magari guardando un po' di TV. Potete star tranquilli che il nostro piccolo, tempo mezz'ora, avrà chiesto 3 o 4 o 5 o 6 dolcetti. L'energia vitale non scaricata diventa noia, che diventa a sua volta bisogno di riempire un vuoto. È facile considerare che se ti limiti a concedere 4, 5, 6 dolcetti, non fai esattamente il meglio per la salute del tuo bambino.
Se ti limiti a vietarli, rischi invece di fare del dolcetto un oggetto proibito che in alcuni casi finisce per occupare il suo pensiero in modo invasivo e direi potenzialmente parassitario, ovvero un pensiero fisso che catalizza le risorse della persona, del bambino, e che può anche aprire la strada a un futuro disturbo alimentare. Infatti, uno dei tratti di questi disturbi è spesso quello di non poter pensare ad altro che al cibo, come avviene nelle dipendenze classiche. Questo non significa che mettere un divieto sia di per sé sbagliato, vorrei piuttosto porre l'attenzione sul fatto che sia questo sia un ideale salutistico, entrambi non siano sufficiente per affrontare la questione. Immaginate ora che la settimana successiva i genitori dicano già dopo pranzo: andiamo al parco a giocare, prendiamo la bici, giochiamo al dinosauro di Jurassic Park, magari portiamo anche la palla, poi prendiamo la macchina, andiamo nel negozio X a provare gli skateboard esposti per la prova ai clienti. Quante volte credete che mio figlio abbia chiesto il dolcetto? Non c'è da lasciare, almeno credo, troppo tempo per pensarci. 0 volte. Quando alla fine abbiamo mangiato, abbiamo comunque guardato un film davanti alla TV. Ha chiesto comunque un dolcetto. Uno. A fine serata ha persino chiesto di accompagnarmi nel giretto col cane, durante il quale abbiamo chiacchierato, ha inventato storie, mi ha raccontato le sue teorie sul mondo, cose che di norma nemmeno sotto tortura mi avrebbe detto. Vi dico ora, con una parola, quello che credo abbiate già pensato in risposta alla domanda di poco fa. Qual è secondo voi il modo migliore di trattare il godimento? La risposta è il desiderio. Non c'è bisogno di nascondere le merendine sotto chiave o di farsi spiegoni sui danni dello zucchero o altro. È sufficiente far comparire al posto dell'oggetto lì a disposizione la possibilità di un'altra soddisfazione che richiede tempo, energie, spazio da percorrere, soprattutto altre persone disposte a condividerla, quella soddisfazione. Allora il rapporto figura-sfondo, oggetto-desiderio, dolcetto-gioco si invertono e la magia è fatta. Anche per me, quando ero in sovrappeso, è stato qualcosa di simile. Provate e mi saprete dire. Con questo concludo e vi saluto. Vorrei ringraziare la Fondazione Walter Longo per l'invito a questa bella occasione di confronto e riflessione comune, ma soprattutto un ringraziamento a tutti voi per la partecipazione e per l'attenzione. Grazie. Ora che abbiamo indagato tutte le dimensioni sostanzialmente del sovrappeso e dell'obesità dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale, proviamo a capire cosa possiamo fare per prevenire. Con Annalisa Righi, che è dottoressa osteopata, docente universitaria con un dottorato in scienze biomediche delle attività motorie presso l'ospedale Gaslini di Genova, parleremo proprio di come possiamo prevenire l'obesità e il sovrappeso attraverso l'esercizio fisico, e a lei chiediamo di darci appunto dei consigli utili e che cosa possiamo tenere come punto di riferimento in termini di prevenzione. Buongiorno a tutti, ringrazio la Fondazione Walter Longo per il gradito invito di raccontare qualcosa legato appunto al movimento e all'attività fisica. Io parlerò appunto di come prevenire l'obesità e il sovrappeso appunto con l'esercizio. Sappiamo e abbiamo parlato e parleremo approfonditamente con i colleghi di quanto giochi un ruolo fondamentale l'alimentazione, ma non è solo quello. Un altro grandissimo aiutante che ci può appunto coadiuvare nel miglioramento del nostro stile di vita è il movimento. Abbiamo già parlato di come negli ultimi 5 anni tanti nostri connazionali hanno aumentato, ahimè, la percentuale di grasso corporeo, quindi ci sono più persone obese o in sovrappeso, ahimè anche una quota di bambini. E
Dunque, il maggior peso porta una serie di conseguenze. Immaginate infatti di camminare tutti i giorni con uno zainetto da 5, 10, 15, 20 kg sulle spalle. A fine giornata, insomma, un pochettino se ne risente dal punto di vista muscolare, scheletrico, osseo, andando avanti, poi cardiologico, dislipidemico e quant'altro. Quindi, per la salute di ossa, muscoli, tendini, cuore, polmone e quant'altro, è bene cercare di mantenersi attivi e di mantenere il nostro peso in qualche modo sotto controllo. Come possiamo fare? Ci sono piccoli accorgimenti che possiamo iniziare già da domani a utilizzare. Innanzitutto, comunque, avremo un tornaconto dal punto di vista di benessere psicofisico, per cui uno si sente bene immediatamente dopo un'attività fisica, che può essere di diversi tipi. La prima cosa da fare è cercare un po' di modificare anche lo stile di vita. Cosa significa? Quello che facciamo quotidianamente, quindi cose banali, magari cercare appunto di stare più all'aria aperta, camminare, prendere la bicicletta per andare a lavorare chi può, fermarsi alla fermata dell'autobus precedente, non utilizzare l'ascensore ma prendere le scale. Queste sono buone norme di igiene di vita e di pratiche quotidiane che ci possono intanto aiutare un pochettino a stare più attivi. Oltre a ciò, chiaramente si può utilizzare invece un'altra forma di attività motoria, che per quanto riguarda i bambini, sicuramente la cosa che potrebbe essere più augurabile è quella di giocare, quindi uno stile di vita, un'attività di gioco che favorisca il movimento all'aria aperta e anche, perché no, la socializzazione. Oltre al gioco ci può essere appunto uno sport che si può fare 2 o 3 volte alla settimana. Anche quello, a seconda dell'età, chiaramente per un bambino, un adolescente o una persona anche adulta, la cosa che può tornare meglio è quella di fare un'attività che piace, un'attività che rende felice, in cui si va volentieri, ci si diverte, in modo tale da avere anche una motivazione a fare un movimento. Le indicazioni sono più o meno, beh, cammino veloce tutti i giorni, un'oretta al giorno. Un'attività invece moderata, possiamo pensare sui 150-300 minuti a settimana e poi anche mettere un esercizio ogni tanto un po' più intenso, perché si è visto che c'è un miglior controllo glicemico in questi allenamenti che si chiamano interval training, cioè intervallati. Dunque, un regime più aerobico, che è quello che ci consente di parlare durante un movimento, e poi invece fare dei picchi nei quali si sforza un pochettino di più il cuore, i muscoli, i tendini e quant'altro. Quelli migliorano ancora di più, diciamo, un controllo metabolico e danno un buon input in tutto il sistema corpo. Quindi dicevamo, un'attività che ci rende felice, che fa sì che noi possiamo praticarla più volte a settimana perché ci piace, perché la andiamo a fare volentieri. E non dimentichiamo anche la valenza sociale, perché sia per un bambino che per un adolescente fare un'attività fisica che piace magari è anche un modo per incontrare gli altri. Pensiamo agli sport di squadra, ma anche agli sport individuali che si fanno poi in gruppo. Pensiamo a questo momento che abbiamo passato di relegazione anche dopo il Covid, nel quale siamo stati tanto da soli. Cercare di socializzare è un buon modo, ancora di più con l'attività fisica, per stare bene, avere benessere e fare bene sia al corpo che alla mente. Oltre a ciò, infatti, è da ricordare quanto questo momento di inattività ci può aver dettato anche qualche fastidietto posturale. Pensate a quanto state nei banchi di scuola, quanto si passa il tempo seduti al lavoro. Per cui una buona ergonomia, che è il modo in cui si sta seduti in maniera corretta, è aiutato dall'attività fisica. Perché? Perché ci sono dei muscoletti che sono molto 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 profondi, dei muscoli posturali, che fanno sì che noi possiamo stare in un modo corretto, appunto seduti oppure anche in piedi, o comunque il mantenimento della stazione retta. Questi muscoli posturali, che sono stati un pochettino anche dimenticati, se vogliamo, in alcuni frangenti di inattività, vengono riscoperti con il movimento. Quindi,
La raccomandazione è cercare di modificare il nostro stile di vita a partire da piccoli gesti quotidiani, stare il più possibile all'aria aperta, stare il più possibile insieme ad altri bambini, ragazzi o adulti che fanno il nostro tipo di attività fisica e cercare di imporsi quindi di fare un pochettino di camminata veloce, prendere la bicicletta, nuotare, chi può. E mettere oltre a ciò un po' di attività un pochettino più intensa. Ricordiamo che magari per chi è già un pochettino in sovrappeso o obeso, alcune diciamo, attività possono essere un po' pesanti, sempre per il discorso che facevo all'inizio, cioè per il fatto di avere un sovraccarico già di default addosso e quindi cerchiamo di preferire delle attività che non sovraccarichino troppo le articolazioni, i muscoli e tendine ed ossa. Quali, per esempio? Pensiamo al nuoto, che da una parte siamo contro gravità, quindi non abbiamo la forza di gravità, quindi abbiamo minor carico corporeo. Dall'altro non è sempre comunque una panacea, perché a volte abbiamo bisogno invece di uno stimolo in gravità. Noi viviamo nella gravità. Quindi se da una parte la camminata o il nuoto può essere una cosa pregevole per chi appunto ha un sovraccarico già pregresso, direi che magari una seduta anche di un allenamento a terra potrebbe essere invece un buon compromesso. La bicicletta, per esempio, la bicicletta uno è seduto, quindi in scarico, la nostra colonna non è troppo sollecitata e anche quella può essere un buon aiuto. Tutte le attività invece che hanno più un impatto, tipo corsa, oppure attività, diciamo, di salti, magari all'inizio possono essere controindicati. Quando si riesce ad raggiungere un pochettino di calo ponderale, un pochettino di calo di peso, invece possono essere assolutamente introdotte perché sono attività ad alto impatto che danno, un buon stimolo metabolico sull'osso. Spero di essere stata utile con queste piccole pillole, di movimento. Vi auguro un buon proseguimento di webinar e vi saluto. Grazie di tutto, arrivederci. Torniamo dal professor Ivan Borserini. Con l'Istituto Castiglioni di Limbiate e la Fondazione Walter Longo è stato sviluppato un progetto relativo alle pratiche fisiche da realizzare insieme. E quindi proviamo insieme a fare un esercizio fisico per tutte le ragazze e i ragazzi, che è un esercizio pensato proprio per la prevenzione di problemi come il sovrappeso e l'obesità. Bene, grazie Antonella della linea. Adesso siamo nella nostra palestra dell'Istituto Castiglioni di Limbiate e andiamo a dimostrare a tutti quanti l'esercizio fisico per i ragazzi e per le ragazze. Naturalmente, quest'oggi faremo una dimostrazione molto semplice di qualche esercizio che verranno mostrati dai nostri studenti di quarta DTP in questo caso e andiamo subito a chiedere ad uno di loro cosa ne pensa del progetto. Buongiorno. Un attimo di imbarazzo, No, è stato naturalmente. interessante perché abbiamo, durante tutta la settimana abbiamo segnato ogni cibo che mangiavamo e quante calorie assumevamo e quante ne consumavamo camminando, facendo altre attività sportive e niente. Questo siamo solo all'inizio naturalmente del progetto, vedremo poi più tardi con altri studenti che hanno già portato a termine il tutto, quali sono i risultati dopo un anno di lavoro. E ora andiamo con il primo esercizio. Il primo esercizio che vogliamo proporre e suggerire, abbiamo preso spunto dal test di Léger, faremo una semplice camminata o una corsa molto lenta perché dobbiamo presupporre il fatto di mantenersi in forma, quindi prevenire questo discorso che stiamo affrontando sul sovrappeso e sull'obesità, ma nello stesso tempo anche andare a cercare di stimolare i nostri ragazzi con un peso un pochettino fuori dalla norma a fare attività. E partiremo proprio con questo primo esercizio dal test di Léger. Abbiamo.
Come avete notato, i ragazzi stanno seguendo un ritmo dato dal test. Ci sono diversi livelli, si può arrivare addirittura al 12°, 13° livello. Noi lo faremo per qualche volta al primo livello soltanto, poi passeremo al secondo e poi andremo addirittura fino al quarto livello. Tra poco li vedremo impegnati al quarto livello. Ed eccoci giunti al quarto livello. Bene, come state notando, naturalmente il livello aumenta di ritmo, per cui qualcuno deve sospendere perché non riesce a stare a questo ritmo, ma senza problemi si può procedere poi a ritmi successivi, oppure mantenere lo stesso ritmo. Bene, adesso avviamoci all'esecuzione degli esercizi. Daremo una sequenza dall'esercizio più semplice a quello un pochettino più difficile, in modo che anche la persona in sovrappeso può iniziare con un semplice e facile esercizio fino a darsi un obiettivo un po' più ambizioso. E vediamo addominali. Ok, un po' più difficile. È ancora un po' più difficile. Benissimo, ora passiamo con i nostri studenti agli arti inferiori e partiamo. Piegamenti sulla panchina con seduta. Il passaggio successivo è saltelli con fermata al cerchi in modo da non scivolare. Per ambire al salto con la funicella. C'è anche qui, anche in questo caso ci sarebbe una didattica da seguire per imparare. Noi facciamo vedere solo l'esercizio finale. Perfetto. E andiamo ora nella parte degli arti superiori e facciamo vedere i primi esercizi con un manico da scopa. Noi stiamo utilizzando le bacchette. Così abbiamo le diverse possibilità di esecuzione per arrivare come obiettivo non tanto al piegamento a terra, che è un pochettino più difficile, ma con delle varianti che permettono a tutti di eseguire il movimento. Il tutto con lo scopo di rendere l'attività aerobica, quindi protrarlo per più secondi. Andiamo infine all'esercizio un pochettino più complicato, ma nello stesso anche divertente. Anche in questo caso con una sequenza di semplice sali scendi dalla panchina a un salto della panchina un po' più dinamico e per finire a un salto in successione alla panchina. E adesso un po' di ginnastica tutti insieme. Voi siete seduti sui banchi di scuola, io mi sono premunito di una cattedra e anch'io farò l'esercizio sulla sedia. Primo esercizio. Siete tutti postura bene eretta e
cominciamo con una cosa molto semplice. Un braccio va in alto e l'altro va in avanti. Adesso un braccio va in alto e l'altro va in fuori. E infine un braccio avanti e l'altro in fuori. Perfetto, questa è la sequenza. Partiamo con il primo esercizio. Ancora. Ancora. Un'ultima volta. Molto bene, se siete riusciti o no, l'importante è farlo. Secondo esercizio. Da seduti. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. In sequenza adesso. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ancora, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, stop! Mentre c'è il cambio dell'ora, ci vogliono 30 secondi per fare questi esercizi. Adesso analizziamo un'altra cosa. Abbiamo detto che per quanto riguarda la resistenza, occorre fare esercizio aerobico, ma non dobbiamo dimenticarci una cosa molto importante, che è la respirazione. L'esercizio che vi propongo è narice chiusa, inspiro da una narice, tengo apnea, espiro dall'altra, inspiro, tengo apnea, espiro dall'altra. Meglio soffiarsi il naso prima, eh? Andiamo, via. Ancora una volta. Se fate questo esercizio almeno una volta al giorno, per 10 volte, sentirete beneficio dalla parte dell'apparato respiratorio, quindi polmonare. Poi bisogna andare a correre. Bene Antonella, con questi piccoli e semplici esercizietti abbiamo dato un altro suggerimento a tutti i nostri amici. Ti restituisco la linea e arrivederci davvero al prossimo webinar. Torniamo dal professor Borserini e soprattutto accogliamo gli studenti della quinta ATG con i quali la Fondazione Walter Longo ha sviluppato proprio un progetto relativo a quelli che sono le strategie, gli strumenti, le abitudini e le attività che si possono fare per prevenire l'obesità e il sovrappeso, che proprio dal punto di vista dei ragazzi e delle ragazze potrebbero essere efficaci per loro, potrebbero adottare o già stanno adottando. Eccoci Antonella, allora siamo con Gioele, grazie per il collegamento, vediamo
Adesso i ragazzi che l'anno scorso hanno seguito tutto il progetto, a distanza di un anno, qual è la loro opinione e che cosa hanno fatto di tutto il lavoro svolto già in classe? Bene, Gioele, la domanda è molto semplice. Del lavoro fatto lo scorso anno a livello di scienze motorie sull'alimentazione, che cosa hai tenuto buono, cosa ti sei dimenticato e che cosa vorresti implementare? Allora, io personalmente del lavoro dell'anno scorso ho tenuto conto molto delle etichette, abbiamo parlato delle etichette e dei valori nutrizionali, appunto. Al giorno d'oggi in questo momento sto iniziando ad essere più attento su cosa c'è scritto appunto nelle etichette, sui valori nutrizionali, e mi sono appunto interessato molto di più a cosa contiene il cibo che appunto compro. E niente, vorrei migliorare sull'alimentazione, come ci ha spiegato il professore, e basta, nel senso, basta. Tu fai anche molto sport. Sì, io sono appunto, gioco a calcio e appunto devo un po' regolarmi con il cibo. E quindi questo lavoro ti è servito anche in modo molto personale e specifico per il connubio alimentazione-sport. Esatto. Perfetto, grazie Gioele. Grazie a voi. Ed ecco, Antonella, siamo con Teo, che ci racconterà un po' la sua evoluzione rispetto allo scorso anno. Non è un giocatore di calcio, Teo, ma... Faccio palestra. Vado in palestra, faccio pesistica e niente, con il lavoro fatto col professore ho iniziato a sistemare un po' la mia alimentazione. Ho molto rivalutato l'utilizzo degli integratori, come mi ha spiegato il mio professore, non c'è bisogno di utilizzarli durante i miei allenamenti, visto che ancora sono giovane, il mio fisico è in via di sviluppo, e ho implementato un po' il cardio, visto che comunque ero un po' in sovrappeso, e questo mi ha portato a sviluppare una coscienza di utilizzare la motoria per dimagrire e sistemare il mio fisico, e con questo, in aggiunta a un'alimentazione sana, sono migliorato sia fisicamente che mentalmente, mi sento molto più in salute. Teo, ma in palestra ci sono persone che vedi un po' in sovrappeso? Sì, molte. E che lavoro fanno? Fanno lavori principalmente di pesistica, meccanica, e non fanno cardio, che secondo me andrebbe fatto, e è un aiuto in più per il perdere il peso. Sì, 20 minuti minimo e si vanno a intaccare gli acidi grassi. È strano che non facciano cardio. Poi c'è anche la teoria che comunque, irrobustendosi e facendo lavoro con sovraccarichi, si aiuta anche in questo caso la perdita di peso. Però consiglia anche a loro di fare un po' di cardio, ok? Sì, va bene. Perfetto. Ciao Teo. Ciao. Ed eccoci adesso con due nostre vecchie conoscenze ormai. Già lo scorso anno hanno partecipato Luca e Marcello, e vediamo anche con loro che come si è evoluto il sistema. Il sistema naturalmente della sana, robusta costituzione per andare attraverso una sana alimentazione a salvaguardarla. Benissimo ragazzi, allora cosa è cambiato o cosa è successo da qui a un anno? Allora, rispetto all'anno scorso siamo andati comunque avanti con il nostro programma riguardante l'alimentazione e approfondendo anche quello che riguarda l'alimentazione. Infatti abbiamo continuato, o per quanto mi riguarda ho continuato a seguire comunque una scheda, una tabella per appunto l'assunzione degli alimenti correlata anche al mio sport, che pratico basket, e mantenendo comunque un buon equilibrio tra alimentazione e sport, quindi consumo. Beh, io invece, sempre parlando personalmente, anch'io
sto tenendo buona l'applicazione che ci aveva consigliato il prof l'anno scorso, che era quella di Yazio, se non mi ricordo male, che serve appunto per tenere le calorie. E qualche volta sì, la uso, perché comunque facendo palestra magari molte volte mi tolgo degli sfizi, tra virgolette, per andare a vedere magari che cosa è più, che cosa occupa, quale cibo ha più calorie rispetto magari ad un altro, quindi sul quale posso buttarmi, tra virgolette, di più rispetto magari ad un altro alimento, ecco. Quindi sì. Ok, allora il mondo intorno a voi, come vedete questa problematica del sovrappeso, addirittura dell'obesità? Avete riscontrato o riscontrate numerosi casi? Sinceramente io non molti, però comunque conosco anche qualche persona che è un po' sovrappesa, e il problema secondo me è che non tante persone, pur essendo sovrappese, non cercano dei modi per, diciamo, migliorare la loro posizione. Esatto. Anch'io non ne vedo, sinceramente, tanti casi particolari in giro, non ne vedo, ma conosco e so di gente che purtroppo è in questa stessa situazione, ma che comunque penso che il problema sia il fatto che non si mettano in gioco magari per cercare di migliorare appunto la loro situazione, o perlomeno migliorarla, ecco, però questo purtroppo è un gran problema. Bene ragazzi, allora quali abitudini e quali attività consigliereste a queste persone che notate un po' in sovrappeso? Sicuramente quella di fare sport e attività fisica, e poi anche magari potrebbe essere una buona abitudine quella di iniziare a tenere traccia, diciamo, degli alimenti che si assumono. Come ha detto Marci, sicuramente il fatto di iniziare a svolgere attività fisica, ma non estrema, ma partire con calma, anche magari facendo una o due ore in un giorno, che possono essere magari due giorni alla settimana, per poi magari passare anche a 3-4 giorni. Quindi il mio consiglio è quello di partire gradualmente, perché se si parte subito con troppo carico magari non c'è neanche tanta voglia di farlo, invece se si pongono dei piccoli obiettivi, quindi passo per passo, magari c'è più anche voglia da parte di chi è in sovrappeso di appunto mettersi in gioco e di migliorare magari la sua condizione. Una domanda un po' più difficile. Secondo voi come si potrebbe fare? Quale strategia potremmo utilizzare per non fiondarci sul cibo in maniera proprio da assatanati? Bella domanda. Sicuramente facendo sport comunque una persona arriva anche a tenerci a quello che fa, e quindi magari inizia anche a stare più attento a cosa mangia. E questo. Sì, fondamentalmente è questo, perché comunque praticando attività fisica comunque già sai che non puoi comunque andare magari ad affondare il cibo in maniera senza logica, tra virgolette, comunque senza un senso, quindi già facendo sport tu hai degli standard da seguire, quindi potrebbe sicuramente essere uno questo qua il metodo. Se no, sta la coscienza della persona in base a quello che fa o comunque in quello che mangia. Diciamo che comunque un'altra attività, che sia fare giardinaggio, fare sport o pulire la propria cameretta, potrebbe già aiutare a non fiondarsi sul cibo. Esatto. Bene, grazie ragazzi. Alla prossima. Grazie a voi. Bene, abbiamo sentito il punto di vista dei ragazzi e delle ragazze. Professor Ivan Borserini, lascio a lei la parola però per raccontarci quali sono a questo punto quegli strumenti, quelle strategie, quelle attività di sensibilizzazione, di promozione, di educazione, di formazione che la scuola potrebbe fare o già fa per prevenire obesità e sovrappeso. Bene, grazie Antonella per avermi ridato la parola. Siamo alle strategie, strumenti e attività che la scuola mette in atto. Allora chiedo cortesemente alla regia di mandare la prima slide e di seguirmi, a tutti i ragazzi di seguirmi, partendo proprio con questa piccola battuta. È già una settimana che mi sono iscritta in palestra e non sono dimagrita neanche un chilo. Devo andare personalmente a vedere cosa succede. Questa piccola battuta ci serve per capire che dobbiamo fare qualche cosa, non soltanto pensarci. E partiamo allora con questo discorso sul soccorso obesità e sovrappeso, SOS.
Altra slide. Vediamo l'attività fisica che si fa a scuola. Certo, sappiamo tutti che fare sport fa bene alla salute, migliora l'umore, aumenta l'energia, ci aiuta a stare insieme agli altri in maniera gioiosa e anche a tenere il peso sotto controllo. Ma attenzione, perché bisogna sudare. Vediamo intanto che cosa si intende per attività fisica, perché uno pensa subito che deve sudare davvero le sette camicie e fare chissà che attività, chissà quale sforzo. L'attività fisica è qualsiasi movimento che riesce a far sprecare energia al corpo, a chiedere al corpo di muoversi e quindi di consumare le calorie, ma attraverso attività normali. Certo che se cammino dalla cucina alla cameretta o dalla stanza alla cucina, è più il cibo che introduciamo, quindi sono più le calorie che introduciamo rispetto a quelle che consumiamo. Quindi fare le scale, ballare, accudire i fiori o anche andare a spasso con il cane sono attività molto semplici. Certo, correre comincia già a essere un'attività che, se non è piacevole, diventa già faticosa psicologicamente. Però ci sono anche altre attività. Ho accennato a portare a spasso il cane, accudire i cavalli, andare a fare la spesa a piedi, ma anche solo lavare l'auto, fare un po' di mestiere in casa, aiutare i genitori a pulire i vetri piuttosto che a passare l'aspirapolvere. E sicuramente sistemare la propria camera non fa bene solo a voi, ma rende felici anche i vostri genitori. Ora vediamo questo connubio tra attività fisica e alimentazione nella seguente slide. Sappiamo tutti che muoverci ci fa sicuramente bene e seguire un'alimentazione equilibrata sono le due variabili, perché da una parte introduciamo e dall'altra spendiamo energia e calorie, che sono importantissime per la nostra salute. Chiaro che mantenersi attivi aumenta l'attività energetica che consumiamo, e questo è sicuramente fondamentale per il controllo del peso del corpo. Quello che abbiamo visto anche oggi e sentito anche dai nostri ragazzi è proprio la difficoltà a mantenere la calma davanti al piatto di pasta, perché un secondo piatto di pasta ci ingolosisce ma non fa altrettanto bene. La prossima slide ci dice quanto muoverci. Per quanto tempo dobbiamo fare le attività sopracitate perché questo valga la pena e ci aiuti a mantenere il peso? I 20 minuti di corsa sono il minimo per intaccare gli acidi grassi, cioè per fare in modo che il nostro organismo vada a recuperare energie dagli acidi grassi, che sono all'interno del corpo e che vengono trasformati in glicogeno e successivamente in glucosio per essere consumati. Ma se noi mantenessimo già i 30 minuti delle attività che ho prima elencato al giorno per muoverci, già questo potrebbe essere un primo passo. Ad esempio, usando le varie applicazioni e contando i passi, i 10.000 passi non sono sufficienti, bisogna arrivare almeno a 15.000. Perché per intaccare la parte proprio aerobica e quindi per muoversi in modo lento e tranquillo, ma in modo costante, occorre avere questo obiettivo. E poi è proprio l'acquisizione di questo stile di vita più movimentato, più attivo, che è il segreto per forse vivere più a lungo, ma sicuramente per stare meglio, stare più in salute e avere anche più voglia di sorridere, di vedere gli altri e di farsi vedere dagli altri, perché tante volte il problema è proprio quello che non mi faccio vedere perché non mi sento in sintonia con gli altri ragazzi, perché sono più cicciottello. Bene, frequentate gli altri ragazzi, perché gli amici vi aiutano anche con un po' di ironia, anche qualche presa in giro ci può stare, bisogna dall'altra parte non esagerare chiaramente.
Abbassare lo stress e donare benessere, questo lo dico anche agli adulti, è sicuramente lo stress ci aiuta anche a consumare energia, perché se devo preparare un webinar o devo preparare una lezione, questo mi crea stress, ma è stress positivo e quindi questo fa bene e ci fa consumare sana energia. E infine, per raggiungere il peso forma e ridurre il rischio di malattie croniche, è proprio il fare tutte queste cose con l'attenzione al cibo. Andiamo alla slide seguente. Come costruire il proprio futuro? A livello proprio di proporzioni, l'aumentare dell'età fa rallentare il metabolismo, quindi è necessario fare un po' più di attenzione, mangiare un po' meno, ma nello stesso tempo muoversi di più, ma muoversi di più non per, invece di fare la maratona, farne due. Muoversi di più vuol dire cercare di passeggiare più a lungo, fare una pedalata un pochettino più lunga, oppure anche cominciare a frequentare la piscina se il nuoto rientra in una di quelle attività che piacciono. Questo per mantenere naturalmente il bilancio energetico. La successiva slide, tornando al discorso della scuola, che facendo soltanto 2 ore di lezione noi possiamo dare degli input. Allora, che cosa possiamo consigliare fuori dalla scuola, in quei 30 minuti al giorno? Fare attività aerobiche sicuramente aiuta a perdere peso, a mantenere un equilibrio fra le entrate e le uscite a livello di calorie. Anche trasportare e sollevare pesi, però, non dobbiamo limitarci a camminare per 30 minuti. Se portiamo la cassetta dell'acqua in casa, certo, se abitiamo al quinto piano, magari facciamo 2 piani e poi prendiamo l'ascensore, ma facciamo almeno i 2 piani con il peso addosso, oppure andare in palestra come dicevano anche i nostri ragazzi. È bene fare anche movimenti che stimolano l'equilibrio e la mobilità articolare, perché è tutto collegato. La parte aerobica, la parte della resistenza, che è una delle capacità condizionali che abbiamo all'interno del nostro organismo, va utilizzata e riequilibrata proprio con le capacità coordinative. Altra slide. Da dove iniziare la prevenzione? Da adesso, anzi da 2 minuti fa, e se vogliamo da tra poco faremo insieme un po' di esercizi. E è un primo inizio, un'idea, un suggerimento, un piccolo consiglio. Però se non sapete proprio dove sbattere la testa, chiedete consiglio anche al vostro insegnante di scienze motorie, perché vi conosce, può darvi un suggerimento che non sia troppo pretenzioso, e infine anche dai vostri amici, dai compagni di classe, perché magari vi dicono: dai, vieni con me a giocare a basket, prova, tanto non dobbiamo mica fare le Olimpiadi o entrare nell'NBA, l'importante è cercare di fare canestro insieme. Il fattore infine del fumo o dell'alcol, o le cito soltanto per una questione di elenco, delle droghe, devono essere fattori da tenere lontano, perché davvero disturbano, fanno male, a volte uccidono, quindi molta molta attenzione. La prossima slide. Ma che cosa si fa davvero nella scuola? La scuola, oltre alle 2 ore di scienze motorie, oltre a tutto il nostro impegno, può fare un po' di più? Sta facendo un po' di più. Il progetto studente atleta di alto livello è sicuramente un passo avanti. L'attenzione che si porta verso gli studenti che fanno attività fisica e che hanno dei risultati è davvero un inizio per far rendere conto tutto il consiglio di classe che quando si fa sport ad alto livello si fa fatica. Però dall'altra parte dobbiamo cercare di fare attenzione anche al basso livello, perché stiamo parlando dei disturbi di sovrappeso, e quindi un basso livello di attività è più che sufficiente per controllare.
Non serve cercare di vincere il campionato o di fare gol o di fare i punti per la propria squadra a tutti i costi. Meglio muoversi un pochino, ma sempre. E questo aiuta anche a fare i compiti. Qui vi ho scritto la soluzione è fare i compiti in tutti i sensi, sia da un punto di vista di studio che da un punto di vista sportivo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento a uno dei prossimi webinar con la Fondazione. Ora ci spostiamo a Torino, sono con noi Valeria Gili che è docente delle scienze degli alimenti all'Istituto Beccari di Torino, dove è anche referente della salute e dell'orientamento in uscita, e con Simone Pallara che è docente di enogastronomia sempre all'Istituto Beccari di Torino, dove gestisce anche il bar didattico della scuola. Ecco, con loro assisteremo alla presentazione di una ricetta che è parte di un progetto realizzato insieme alla Fondazione Walter Longo che si chiama proprio Ricette della Longevità per Ragazzi e ragazzi, che poi appunto potrete facilmente mettere in pratica e che ovviamente riceverete. Buongiorno a tutti, sono la professoressa Valeria Gili, con me il professor Pallara Simone. Buongiorno. Siamo dell'Istituto Beccari di Torino e con questa nuova ricetta continuiamo il progetto che abbiamo intrapreso con la Fondazione Walter Longo e che durerà per 5 ricette. Il professor Pallara vi illustrerà la ricetta di questo mese, di questo nuovo intervento. Sì, con gli allievi, visto che si sta avvicinando il Natale, abbiamo pensato a una ricetta con un filetto di salmone in crosta di patate e le cime di rape ripassate in padella con uno spicchio d'aglio, e uvetta passa e olive da giasche. Abbiamo pensato a una ricetta che fosse di cucina per ottenere una, diciamo, un'alimentazione sana, può essere intesa anche come un piatto unico, data la presenza, insomma, di verdura, di proteine del salmone e di patate, insomma, di altri ingredienti interessanti. Certo non è un piatto completo, manca della frutta che può essere abbinata alla fine, e questo tipo di piatto è stato naturalmente approvato dalle nutrizioniste della Fondazione Walter Longo e i nostri ragazzi hanno preparato la ricetta sotto la guida del professor Pallara e hanno preparato il filmato sulla preparazione che vedrete a breve. Grazie, ci rivedremo nel prossimo webinar con una nuova ricetta. Arrivederci! Buongiorno a tutti, io sono Guglielmino Maia, Mate Caridio, e siamo dell'Istituto Beccari di Torino, quarta di Eno, e oggi vorremmo presentarvi una ricetta che è il salmone in crosta di patate con cime di rape e salsa yogurt e frutto della passione. Gli ingredienti che ci serviranno sono salmone, aglio, yogurt bianco, peperoncino, uva passa, frutto della passione, prezzemolo, patate, fagioli, olivette giasche e cime di rape. La prima cosa che andiamo a fare è andare a pulire le cime di rapa prendendo le foglie più grandi e più belle, togliendo il resto del grambo. Adesso peliamo le patate. E le mettiamo subito in acqua fredda per evitare che si anneriscano. Successivamente le friggiamo. In questo modo.
Adesso sbollentiamo le cime di rapa in acqua calda e le lasciamo sbollentare, poi le metteremo in acqua e ghiaccio per tenere vivo il colore che hanno. Ok, adesso togliamo dall'acqua le cime di rapa, le mettiamo in acqua e ghiaccio come abbiamo detto e poi le metteremo in padella con un po' d'olio, uno spicchio d'aglio, peperoncino, uvetta e olio evo. Adesso andiamo a mettere le cime di rapa in padella con aglio, un po' d'olio, peperoncino e uvetta fatta. Le lasciamo andare un po' e poi gli aggiungeremo un po' d'aglio e un po' di peperoncino e l'uvetta. Allora, nel frattempo abbiamo ridotto i nostri fagioli in crema e ci abbiamo aggiunto il prezzemolo tritato. Dunque prendiamo il nostro filetto e lo avvolgiamo con la crema in questo modo. Poi prendiamo le patate grattugiate e le avvolgiamo con esse. Anche sotto ci facciamo questo letto di patate. Come appunto abbiamo fatto qua. Adesso passiamo il filetto in padella con olio extravergine. Accompagnata da una salsa yogurt e passion fruit. Bene, i lavori della nostra giornata si concludono qua. Lascio la parola a Cristina Villa della Fondazione Walter Longo perché ci racconti il prossimo appuntamento e perché ci dica appunto quando si svolgerà il prossimo webinar. Grazie Antonella e ne approfitto per salutarvi, ringraziare tutti voi, docenti, studenti, le scuole che ci hanno contattato per creare progetti con loro, tutti i nostri esperti. Vi invito a seguirci sui social e nella nostra newsletter per le nostre attività per le scuole che sono sempre più numerose. Il prossimo webinar sarà a metà gennaio, vi indicheremo la data
sui nostri social e newsletter, come vi ho già detto, e ne approfitto per augurarvi buone feste e ci rivediamo a gennaio. Buona giornata a tutti e grazie ancora. Bene, il nostro incontro di oggi finisce qui. Vi saluto, ma prima volevo chiedere a tutti voi di compilare il questionario creato dal team scientifico della Fondazione Walter Longo che vi sarà fatto pervenire. Ancora grazie a tutti per la partecipazione, ai nostri relatori, ai docenti, ai ragazzi che sono intervenuti e ovviamente un grazie alla Fondazione Walter Longo.